Seconda settimana di lavoro per i land artisti da tutto il mondo che partecipano alla quinta edizione di Humus Park. Dal Palù di Livenza il loro campo d'azione è stato ora trasferito nel capoluogo. E allora torniamo a Pordenone da Tino Zava. Due location ugualmente suggestive, il parco del seminario, chiuso da due rami del Noncello, e quello della Villa Romana di Torre che si affaccia sul castello. 40 land artisti impegnati la prima settimana, altrettanti in questa. Un'isola nel verde, quella seminarile, che ospitò nel 2008 la prima edizione di Humus Park e dove sono ancora visibili le tracce della produzione di foraggio col sistema delle marcite. Luoghi caratterizzati da una ricca vegetazione e acqua pura, ormai entrati nella storia del pordenonese. Su tutto questo si innesta l'arte della terra che sposa e rispetta l'ambiente, la natura. I land artisti lavorano in coppia attingendo esclusivamente materiali trovati sul posto, da cui nasceranno le loro opere che saranno poi visitabili per tutta l'estate. Un magico intreccio di abilità manuale, ispirazione e dialogo con l'ambiente circostante, una sorta di sfida che a cadenza biennale attira artisti da tutto il mondo, da 13 paesi quest'anno. Tra essi anche nomi illustri come il sudafricano Strydon van der Merwe, uno dei maggiori artisti mondiali di questo genere, o come Gyöngyi Laki, docente all'Università di California, come ancora l'archistar portoghese Pedro Campos Costa, autore dello spettacolare recente ampliamento dell'acquario di Lisbona.